È il primo a restare sorpreso per il bagno di folla presente all'inaugurazione del suo comitato ad Agropoli. Si aspettava certo tanta gente nella città che ha amministrato per 10 anni e che nel 2012 gli ha permesso, con il 90% delle preferenze, di diventare il sindaco più votato d'Italia, ma il calore che ha ricevuto lo ha caricato ancora di più. La spinta forte del territorio sulla candidatura ha già preannunciato quella che sarà una campagna elettorale fatta con grande entusiasmo, e ci auguriamo che il centro-sinistra possa conquistare per la prima volta questo collegio che è stato sempre appannaggio del centro-destra. La questione del mezzogiorno e lo sviluppo delle aree interne, un disagio avvertito non solo al sud ma anche nel resto d'Italia, sono le priorità da affrontare, dice Alfieri. Poi infrastrutture e sanità, finanziamenti europei e il ruolo delle province. Non mi impensieriscono gli altri candidati, ha detto sempre Alfieri, ma la rabbia della gente, la disaffezione verso la politica che spesso si trasforma in sfiducia. Vedo che la gente non si farà abbindolare dalle false promesse, dai populismi, dalla rabbia. Oggi la gente vuole persone competenti che affrontano i problemi, che sono riconosciuti e riconoscibili e credibili sul territorio, che hanno dimostrato di saper amministrare, di rappresentare il territorio, di avere davvero a cuore i problemi e le sorti della gente. Questo è, questa gente, questa partecipazione dice tutto questo, e vi è ogni giorno una contaminazione in positivo di entusiasmo e di voglia di sostenermi.